Va al Cerano il primo incontro playoff valevole per il campionato di promozione Girone A. 1-0 in favore della squadra di Galeazzi contro l'Accademia. I padroni di casa sono riusciti ad avere la meglio contro i rossoblù grazie ad una prima frazione di gioco davvero di primissimo livello. I padroni di casa hanno poi subito il ritorno dell'Accademia Borgomanero, che però non è stata abbastanza lucida sotto porta, quindi per riuscire ad arrivare al pareggio e cercare di prolungare la partita fino ai tempi supplementari, anche se un risultato di pareggio avrebbe comunque condannato la squadra di Bonan. Nella prima frazione di gioco la prima occasione arriva al nono ed è per il Cerano. Cross teso dalla sinistra di Scarlata per l'inserimento di Berghezze sul secondo palo, la sua conclusione di prima intenzione è sull'esterno della rete. All'11esimo la risposta rossoblù. Valsesia ci prova direttamente su calcio d'angolo, Scarlatti smanaccia in angolo. Al 15esimo inizia la riscossa del Cerano, azione insistita di Petrone che si libera al limite dell'aria e fa partire un gran destro sul primo palo che non sorprende Ramazzotti che mette in angolo. Al 23esimo il gol del meritato vantaggio, gran gol di Petrone, tiro al volo dalla destra che si insacca nel palo lontano, nulla da fare per Ramazzotti, davvero un eurogol per il numero 10 ceranese. Al 31esimo i padroni di casa potrebbero raddoppiare, grave errore in appoggio da parte di Guinetti che libera di fatto Scalzano al tiro da posizione defilata. Bel tiro e altrettanto bella la risposta di Ramazzotto a mano aperta. Al 34esimo occasione Accademia, lancio perfetto di Valsesia per Poletti che si invola rapidissimo e si ritrova tu per tu con il portiere. Poletti prova il pallonetto ma il pallone finisce in faccia al portiere. Risulta essere questa l'occasione più ghiotta per l'Accademia per arrivare al pareggio. Al 40esimo ancora i rossoblù protagonisti su un calcio di punizione della tre quarti di Valsesia sul secondo palo per Massara. Colpo di testa sporco che rimbalza davanti al portiere e termina di poco alto sulla traversa. Il tempo si chiude con un'occasione per il Cerano, ancora un'altra ingenuità difensiva da parte dell'Accademia. Ne approfitta Salzano che dal limite dell'area fa partire un tiro che lambisce il palo alla sinistra del portiere. Nella ripresa il Cerano accusa la fatica della prima frazione di gioco e l'Accademia viene fuori. All'ottavo meraviglioso calcio di punizione di Valsesia da posizione centrale, altrettanto meravigliosa però è la risposta di Scarlatti in angolo, volo d'angelo e intervento a mano aperta. Al nono angolo di Valsesia, stacco di Alessandro Antonioni da ottima posizione, palla respinta sui piedi di Tosi, palla alta di poco. Ancora l'Accademia protagonista al 14esimo, calcio d'angolo di Valsesia, Massara stacca, tiro sporcato, fuori di un niente. Al 24esimo ancora l'Accademia potrebbe arrivare al pareggio, altra punizione di Valsesia dal limite che cambia questa volta palo, palla fuori di pochissimo. L'ultima occasione per il rossoblù per arrivare al pareggio capita al 34esimo sugli sviluppi di un calcio d'angolo, palla per Conchedda che prova il diagonale, palla che passa fra una selva di gambe, finisce a lato di poco. Il Cerano potrebbe colpire nelle ripartenze in contropiede, però gli uomini di Galeazzi sono poco lucidi nella fase conclusiva e Ramazzotti si salva in diverse occasioni. Passa il Cerano vincendo per 1-0 quando affronterà mercoledì sera la Romentinese già qualificata nel secondo turno.